Faccio scorta. Stanno cercando. Torniamo al lavoro. Quell'uomo non sembra un Nora. È pericoloso più avanti. Pericoloso per te, straniero. Questa terra è dei Nora. Sì. Pena di morte a chi supera il confine. Termine curioso, pena di morte. Visto? Lui di certo non è più in pena. Chi era? Ladro, schiavista e assassino. Metteva in cattiva luce gli assassini onesti. Varla mi ha messo in guardia dai banditi lungo la strada. Beh, non ci sono sempre. Non è detto che si facciano vivi. Molti si accampano e se ne stanno lì come mosche sulla carne. A meno che qualcuno non faccia qualcosa. Mi piaci. Segui la scia di fumo dall'altra parte delle rovine. Mi troverai lì. Il mio focus rileva un'altra specie di segnale. Forse posso esaminarlo. Quelle rovine deve essere sete del demone. Una città dei predecessori. Del mondo di metallo. Continuo a ricevere un segnale sul mio focus.
L'override non funziona su quella macchina. Almeno finché non ne saprò di più. Ecco che arrivano. Ho superato la prova. Potrebbe servirmi. Ottimo. Varl ha detto che il capoguerra Sona è sulle tracce degli assassini della prova. Forse dovrei andare a cercarla. Corona della Madre. Sembra più un accampamento militare.
quanti feriti. La tribù se l'è vista brutta. L'hanno nominata cercatrice. Mentre la corruzione si diffonde. Dea, dimenticali. Che la dea dimentichi gli infedeli assassini e la tribù maledetta da cui provengono. Omicidi, assassini, infedeli è una parola. Certe cose andrebbero ignorate. Che siano dimenticati per l'eternità. Me ne ricorderò. Neve, bianca come ossa. Che immagine cupa. Abbi pietà, Deinora. Salvaci. Hai il marchio della cercatrice. Le sentinelle ti hanno visto. Sei tu, Marea. Varla dice che sai la strada per Meridiana. A Meridiana? Recati a ovest. Ma i soldati Kharja ti fermeranno ancora prima di arrivare. Che ci provino. No, intendo che c'è un forte dei Kharja che protegge il passaggio da est a ovest. Si dice che l'abbiano bloccato per paura delle macchine corrotte che infestano la terra sacra. Se distruggo le macchine corrotte, riapriranno la frontiera? Penso di sì. Non ho audaci da assegnarti. Non ho chiesto aiuto. Vorresti ripulire la valle da sola? Con il mio arco. Per il tuo bene, spero che tu ci riesca. Allora sei tu a capo delle difese? Corona della Madre sa difendersi. In guerra è sopravvissuta a 15 assalti e ha respinto 3 invasioni. Resisteremo. Vivere nella gloria del passato è un modo per farsi uccidere. Forse non lo sai, ma ho vinto anch'io la prova anni fa. Come te ero piuttosto indietro e ho cercato una scorciatoia. Ho vinto a malapena. Ce l'ho fatta con una caviglia rotta. Questa non è la prova, Marea. È la realtà. Non hai capito. Farmi stanziare in questo luogo è stata una mia richiesta. Il premio per la vittoria. Vivere nella gloria del passato non uccide. Ma se succedesse, andrebbe bene. Quindi a ovest troverò il forte dei Kharja. E dall'altra parte Meridiana? Sì, i Kharja lo chiamano Torre Giorno, nei pressi del villaggio desolato. Quale villaggio desolato? Una volta aveva un nome, ma non ha più importanza. Sono nata lì. Cos'è successo? La guerra. I Kharja lo distrussero nei loro giorni rossi. Avevo 15 anni, ma riuscii a scappare. Ad altri andò peggio. I Nora si rifugiarono qui, a Corona della Madre, e dovettero rinunciare alla valle. Perfino con la guerra alle spalle, consideriamo la valle una specie di barriera fra il dominio e la terra sacra. Quanto sia diffusa la corruzione? L'ho vista nelle macchine in cima alla valle. E corre voce di macchine corrotte anche a sud. Qualsiasi cosa sia non contagia solo le macchine. Brucia la carne e infetta i feriti. Le macchine corrotte hanno punti deboli? Il fuoco sembra più efficace che con le macchine comuni. È già qualcosa. Solo la dea può rimuovere questa maledizione. A meno che non scopriamo la fonte e la fermiamo. Le matriarche hanno parlato. Possiamo solo combattere e pregare la dea. Corona della Madre difende il confine della Terra Sacra. Ci sono tanti stranieri? Sì. Non qui nel villaggio, certo, ma nella valle più avanti. Dopo la guerra gli stranieri sono stati ammessi nella valle e ora i Nora possono fare affari con loro. Si tratta di una specie di limbo. Non è terra straniera e non è terra sacra. Potresti visitare il raduno dei cacciatori. È poco più di un mucchio di rifugi e tende squallide, ma viene usata come base d'appoggio. Sembra un posto dove potrei scoprire di più su Meridiana. Dovrei andare. Va bene. Fa attenzione là fuori. Spero che troverai quello che cerchi. Sono ancora vivo. Questo mi rende uno dei fortunati. Finché la fortuna non finirà. È stata colpa mia. I più forti già. Dovevo andarmene su. Le macchine sono impazzite. Solo la dea può salvarci ora.
città e per persone, non per città. Quelle macchine, il fumo che emanano indica che sono corrotte. È ora di fare un po' di pulizia. Tra chi li ha visti, pochi possono raccontare. Certe cose andrebbero ignorate. Fedeli di una tribù sconosciuta. Me ne ricorderò. Le macchine sono state fatte impazzire. E così è sopravvissuta dopo tutto. Thank you.
Quelle macchine, il fumo che emanano indica che sono corrotte. È ora di fare un po' di pulizia. Il veleno sembra quasi divorare il metallo. Forse è questo che fa impazzire le macchine. Potrei trovare un modo per usarla. Non posso ancora controllare questa macchina. Devo scoprire come fare. Stessero cercando me,
pensavo non si sarebbero mai arresi. Sarà utile. La preparerò più tardi. Mi sono fatta notare. Thank you.
Brave, non c'è niente da vedere qui. Devo fare silenzio. Devo stare nascosta. Thank you.
Spingiamo la terra col tuo. È un buon inizio.
Ci siamo di nuovo. Dando la caccia. Dove cade una macchina, arriva uno spazzino.
Questo laverà via gli odori, compreso il mio. Villaggio desolato di cui parlava Marea. Che disastro.